Ah, amici, la Divina Commedia, che opera meravigliosa. Peccato che nelle nostre scuole, nella maggior parte dei casi, e così anche nelle università, non solo non si legga mai per intero l'opera, o comunque rarissimamente, perdonatemi questo avverbio al superlativo, ma è una scusa, la Divina Commedia, come qualsiasi altra opera della letteratura italiana, per imparare date, per fossilizzarci su particolari che riguardano la struttura, senza mai andare sul contenuto, senza mai veramente goderci un'opera, perché l'arte è fatta per godere, per staccare, per divertirsi e per pensare, per riflettere. Ma se non si va sull'opera e se non la si legge per intero, questo non accade. È l'unico modo per capire cosa voleva comunicarci un autore, quindi direi che è il caso di andare sul testo. Canto primo dell'Inferno di Dante, siamo nel 1300. Dante dice, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A metà della mia esistenza, 35 anni, metà del cammino della mia vita, chiaramente una metafora, neanche un'allegoria, non è difficile da cogliere. Metà della mia esistenza, 35 anni nel Medioevo, la speranza di vita era circa di 70 anni, oggi ci avviciniamo agli 80, non siamo così distanti, nonostante i 700 anni di distanza dal termine dell'opera. Per cui capite bene che quest'opera parla anche a noi. A 35 anni, specialmente in una realtà come quella moderna, quanti non si sentono spaesati? Ora, Dante qui parla di peccato, per questo che si trova in questa selva oscura. Però nessuno ci dà la certezza che sia solo questo, perché le interpretazioni non sono firmate Dante Alighieri durante Alighiero degli Alighieri. No, non è che lui abbia detto, ragazzi, sto parlando del peccato. Le allegorie e le metafore sono interpretate dai critici, ma non c'è una certezza rispetto a quello che voleva comunicarci nella maggior parte dei punti. Per cui, attenzione, la Divina Commedia è sempre un cantiere aperto. Non nella scrittura, ma nell'interpretazione. Quindi a metà della mia esistenza, a 35 anni, 1300, Dante sicuramente, per quelle che sono le nozioni storiche che abbiamo, era nato nel 1265, a questa altezza aveva 35 anni. Mi ritrovai per una selva oscura, mi trovai in un bosco senza luce, oscuro, che la diritta via era smarrita, poiché la via del bene era perduta. Edizione di Iacomuzzi, Dughera, Joly, Iacomuzzi, è molto importante, affidabile, non riproduco quello che c'è scritto, mi attengo chiaramente alle volte alle note perché ci sono degli elementi di difficile interpretazione, difficili da parafrasare. Io sono laureato in filologia e in studi umanistici, ma non basta, questi sono veramente dei veterani, alcuni di loro ci hanno anche lasciato, però è un apporto e loro fondamentale, giusto citarli. Ah, e quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Ahi, è un dolore questo che prova Dante, è dolore, ahia, no? Quanto è duro dire che cos'era questa selva, esta un arcaismo, no? Come ci ricorda Iacomuzzi, sotto come ci ricorda il commento dell'opera, questa selva selvaggia, no? Possiamo immaginarcela ricca di fronde, piena di rami, di foglie che sono ovunque, immaginate la sensazione di trovarsi in un bosco, quasi come in un film dell'orrore di notte, senza avere nessun riferimento e con la natura che ti va addosso. Quindi Dante si sta cercando di districare in questa selva estremamente carica, selvaggia e aspra, dura, no? Ancora una volta la parafrasi ci viene d'aiuto, intricata e forte, anche qui questo forte viene qui interpretato come impenetrabile, potrebbe essere un significato sensato, però Dante si sta comunque muovendo, forse forte potrebbe significare anche dell'altro, forse Dante vuole comunicarci che è qualcosa che ti ingabbia, quindi tu ti riesci a muovere all'interno, ma non ne riesci a uscire, che nel pensiero rinnova la paura. Al solo pensare, la paura viene rinnovata, cioè quindi la selva che è il soggetto rinnova la paura già nel pensiero. Quindi questo che cosa significa? Che un evento talmente traumatico, questo del peccato, almeno secondo le interpretazioni più comuni, in cui si ritrova Dante, che si sente colpevole, non per questioni politiche, ecco, è una questione umana, che il solo rievocare quel pensiero crea dei problemi piuttosto grandi, un'angoscia, un dolore incommensurabile nell'animo di Dante. Tante amara, che poche più morte. Ma per trattare del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose che io ho scorte. Sono tutte terzine, ragazzi, ok? Strofe di tre versi, a rima incatenata, in uno schema che è più o meno A, B, C, B e così via, ma non fossilizziamoci su questo, sono endecasillabi, quindi versi di 11 sillabe, con l'accento sulla penultima. Leggiamocela l'opera, andiamo nel concreto. Quindi è così amara questa selva, questo posto in cui mi sono trovato, che la morte è poco di più. Un dolore talmente incommensurabile, forse paragonabile a quello che oggi proviamo con la depressione, quando siamo chiusi in una stanza, quando anche noi con un telefono ci troviamo lì a scrollare, non capiamo più niente, ci sentiamo vuoti, talmente tutto vuoto, vacuo, fatuo, che la morte è poco di più. Perché la morte è vuoto. E cosa siamo noi quando non siamo, quando non ci percepiamo, non stiamo facendo nulla di utile? Quando proviamo dolore, quando ci sentiamo in colpa, quando siamo persi, siamo vicini alla morte.
che è poco di più di questa sensazione, di quello che sta provando Dante. Ma per trattare del bel che vi trovai, per parlare delle cose buone, del bene che io ci ho trovato, dirò delle altre cose che io ho scorte, parlerò di altre cose che ho trovato qui, perché nonostante tutto in questo luogo io ho trovato del bene. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Non so dire, non so ripetere, non so raccontarvi per bene come ci sono entrato. Tanto era colmo di sonno, cioè tanto era annebbiata la mia mente, tanto ero perso a quel punto, in quel momento che la verace via abbandonai, in cui avevo abbandonato la via della verità, la verace via, qui ancora una volta interpretata come la via del Signore, come la via del bene, ma noi anche andando oltre le religioni possiamo interpretarlo in questo caso, o possiamo utilizzarlo per noi stessi, come un qualcosa che riguarda la verità. Se perdiamo la verità, se perdiamo la lucidità, se ci diamo a qualcosa che si discosta dal vero, ecco, se viviamo per esempio, perdonatemi se torno su questo, ma la letteratura deve parlare anche del presente, altrimenti non ha senso, oltre a darci belle sensazioni, vibes, come diciamo oggi, e così via, deve parlare del presente. Se vivo dietro un telefono, come sto? In che situazione mi trovo? Sono nel sonno, sono annebbiato. Non sto chiaramente, lo dico per chi volesse provare a dire una roba del genere, non sto assolutamente sostenendo che Dante volesse comunicarci questo, non è che avesse la sfera di cristallo per capire che ci sarebbero stati i telefoni. Però in un certo qual senso forse possiamo portare la nostra vita in questo modo. Se io vivo fuori dalla verità, sto male. Poi chi fui al piede un colle giunto, dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Ma dopo che io fui giunto ai piedi di una collina, di un colle, di un'altura, là dove terminava quella valle, quindi dove finiva la valle, quando finisce una valle inizia un'altura, no? Che m'avea di paura il cor compunto, che mi aveva trafitto, dice il commento, ma potremmo pensare anche bucato, cioè letteralmente con un termine ancora più sporco, quindi penetrato, ecco, il cuore di paura, mi aveva riempito il cuore di paura, guardai in alto e vidi le spalle della collina, perché lui ha i piedi della collina, guarda sopra, e vede che le sue spalle, quindi la zona che non riesce a vedere, che quindi si trova oltre l'altura, vedi che le sue spalle, vestite già dai raggi del pianeta, erano già vestite, erano già illuminate dai raggi del sole, quindi il pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle, che conduce ognuno sulla giusta via, per ogni, quindi che conduce ognuno per ogni via in maniera diritta, o per meglio dire, per utilizzare ecco la parafrasi in questo caso umilmente, mi do qualcosa di più pulito a una parafrasi migliore, che guida sulla giusta via tutti per ogni sentiero. Calle che cos'è? Pensiamo alle calli veneziane. Calle è una via stretta, almeno per come la intendiamo oggi, che possiamo trovare ancora se camminiamo per Venezia. Andate per Venezia, trovate Calle dei Morti, poi sotto Porteghi, poi le rughe e così via. Quindi questo pianeta, il Sole, con i suoi raggi, fa andare dritto chiunque per la propria via. Ok? Anche per le vie strette, se calle lo intendiamo come via stretta, mi prendo questa licenza poetica, anche se non lo fa direttamente il libro, la parafrasi dell'edizione che sto prendendo in considerazione, è qualcosa di complesso da attraversare. Un vicolo stretto senza luce diventa qualcosa di opprimente, già lo è di per sé con la luce. Il sole, quindi, è in qualche modo anche, se vogliamo, una metafora per Dio. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte che i passai con tanta pietà. Allora si acquietò un poco, la paura fu un po' acquietata, la paura che nel lago del mio cuore era durata tutta la notte che io ho passato con tanta pietà, quindi con tanto dolore, con tanta sofferenza, con paura. Viene tradotto in questo caso angoscia, con tanta angoscia. Questi sono i primi 21 versi dell'opera, che ci insegnano che cosa? Innanzitutto che Dante è grandioso nelle descrizioni. Lui ci sta parlando semplicemente del fatto che in un momento complesso della sua esistenza, che si traduce poi narrativamente parlando a livello letterario, in una selva oscura, perché siamo, come ci ricorda sempre il commento, ancora sulla terra, siamo sulla terra, e attenzione, Dante lo fa con ben 21 versi, ognuno di 11 sillabe, e in maniera stupenda trasforma la sua sofferenza in un percorso, ed è uno dei primi a farlo. Lui è straordinario nel rendere i dettagli e le immagini. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimorar lo passo, che non lasciò già mai persona viva. Similitudine, Dante ne utilizza tantissime,
Perché, come facciamo noi ancora oggi nel parlato quotidiano, paragonare qualcosa a qualcos'altro spesso è un metodo per comprendere, è un metodo per capire, è un metodo per cogliere l'importanza delle cose, per comprendere la profondità, specialmente se lo si fa con qualcosa con cui siamo avvezzi. E siccome al tempo i mercanti stavano emergendo, la borghesia era al centro di tutto, parlare di gente che aveva a che fare col mare, parlare di viaggi in mare o di un marinaio, di qualcuno che nuota per salvarsi, e i nubifragi e soprattutto gli schianti navali erano all'ordine del giorno, poteva essere un metodo molto efficace per far comprendere la propria sensazione, la profondità, l'importanza di essa a chi leggeva. Come quello che con un fiato lena affannata, con un fiato affannoso, no? Uscito fuori del pelago alla riva, quindi uscito dal mare, Pelagus il mare, uscito dal mare, giunto alla riva, quindi giunto alla fine, ok, della distesa d'acqua, si volge all'acqua perigliosa e guatta, si rivolge indietro, torna indietro con lo sguardo. Quindi guata, guarda, l'acqua perigliosa, quindi l'acqua turbolenta. Così l'animo mio, ecco il secondo, il termine di paragone, no? Così il mio animo, che ancora fuggiva, che stava ancora fuggendo perché aveva appena attraversato una selva oscura, è uscito, ha visto della luce su una collina, cavolo, si trova in una situazione finalmente positiva, ma si ricorda quello che ha appena vissuto, c'è il trauma per Dante, quello che oggi definiremmo trauma. Così il mio animo, che stava ancora fuggendo, si volse al retro, guardò indietro, a rimirare, a guardare, per guardare nuovamente lo passo che non lasciò già mai persona viva. Il percorso, il passaggio, il luogo, sentiero che non lasciò mai persona viva, che non consentì mai a nessuna persona di uscirne viva, perché Dante è all'inferno. Se volessimo leggerla alegoricamente, come potremmo parafrasare questi versi? Quindi in qualche modo quasi tradurre. In questo modo io ho provato una sofferenza tale che nessun altro che l'ha provata è rimasto in vita. Così grande che chiunque abbia provato è morto, ne sono uscito vivo solo io. Cioè Dante sta quasi elogiando se stesso per la capacità di accettazione, di sopportazione di una sofferenza immane, se la leggiamo allegoricamente. Se la leggiamo letteralmente, sta dicendo che lui è all'inferno, ok, che sta entrando, sta per entrare all'inferno e nessuno mai ci è arrivato vivo. Chi ci è giunto morto. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piefermo sempre era più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi, impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Dopo che io mi fui e mi riposato un po', il corpo stanco, lasso, ripresi via per la piaggia deserta, ripresi a camminare per la spiaggia deserta, no? Per questo luogo immenso, deserto, dove non c'era nessuno, tanto che, al punto tale, in modo tale che il piede fermo era sempre quello più in basso. Io stavo salendo. Quando si sale, un piede è piantato a terra e l'altro scala. Ok? Metto la sinistra ferma, uso la destra per salire, la destra è ferma, salgo con la sinistra e così via. Ci sta facendo capire Dante che sta salendo, sta iniziando a salire. Quel timore che ha provato fino a questo istante lo sta affrontando, sta arrivando oltre. Ed ecco quasi a cominciarti l'erta, a cominciarti la salita, una lonza, la parafrasiamo così, un animale che neppure oggi è totalmente chiaro che cosa fosse per Dante, leggera, no? Leggiadra, che si muoveva con agilità e presta molto, molto veloce, molto rapida, che era ricoperta di pel macolato, di pelo macchiato, no? Quindi era chiazzato, un felino. Siamo di fronte a un felino che può ricordarci il ghepardo, che può ricordarci il leopardo e così via. Qui, per esempio, la lonza, non ci viene descritta precisamente come qualcosa di riconoscibile, ci dice forse la lince oppure il leopardo o la pantera, insomma, potrebbe essere qualsiasi cosa, ancora più bello, ancora più misterioso. E a volte i misteri, per essere interessanti, devono restare tali. E non mi si partia dinanzi al volto, non mi si toglieva da davanti il volto, mi si è messa di fronte e non se ne andava, ostacolava il cammino, mi impediva di andare avanti. Nell'ottica del peccato, questa lonza è la lussuria. Quindi lui sta dicendo: mi ha talmente catturato, mi ha talmente preso la libido, quella che oggi definiremmo libido, la voglia, la sensualità, la sessualità, il desiderio di tutto questo, che non riuscivo ad andare avanti. Allegoricamente è questo. Anzi, mi impedia tanto il mio cammino, anzi, mi impediva il cammino a tal punto che io fui per ritornare più volte volto, che mi girai più volte per tornare indietro. Quindi, nonostante io abbia trovato sul mio cammino, abbia attraversato una selva oscura, quasi quasi ci ritorno, perché non posso andare avanti visto che ho questa lonza, piuttosto che affrontarla. Temp'era dal principio del mattino e sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché a ben sperarmi la cagione di quella fiera, alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ok, qui ci viene tanto in aiuto l'editore, perché una parte complessa, difficile, se non me la fossi studiata poc'anzi, e anche qui sfatiamo un mito, lo fanno anche i docenti. Non è che si ricordino tutto
vengono in classe così. I docenti lavorano davvero, non hanno solo 18 ore a settimana, hanno i pomeriggi con i collegi, hanno quindi con i consigli, colloqui con i genitori, devono prepararsi le lezioni e se sono persone serie, specialmente i primi anni, se le preparano e devono ristudiare. Si legge qualcosa che hanno scritto degli altri per capirne di più. E più o meno, mixando, passatemi il termine un po' moderno, quello che io credo che significhi l'opera, quello che dice lui, tempera dal principio del mattino, quindi era passato del tempo dall'alba, il sol montava al su con quelle stelle, il sole saliva verso l'altro con quelle stelle che erano con lui, quindi con il sole, quando l'amore divino, quindi il Signore, l'amore di Dio, mosse di prima quelle cose belle, quindi mosse quelle cose belle, quindi diede vita a tutto ciò che è bello, a ciò che esiste, alla realtà, al mondo, all'universo. E cosa significa questo? Ecco, qui il commento ci viene in aiuto, ci suggerisce che un po' come per Virgilio, Dante credeva che il mondo fosse stato creato in primavera, quindi quando la costellazione dell'Ariete si congiunge con quella del Sole, bla 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 bla. Quindi c'era dell'astrologia, ma ragazzi, tenete conto del fatto che nelle arti del trilio e del quadrilio che si studiavano nel Medioevo, che dovrebbero essere matematica, quindi aritmetica, geometria, musica, astronomia, dialettica, retorica e grammatica, in queste arti del quadrilio e del trilio l'astronomia spesso si fondeva con l'astrologia, perché stiamo comunque di fronte a una realtà ancora tolemaica che vedeva il mondo al centro dell'universo. Mancavano delle nozioni scientifiche, per loro le costellazioni rappresentavano non soltanto delle risposte scientifiche, ma anche delle risposte umane, delle risposte relative alla creazione e quant'altro. Sì che a ben sperarmi la cagion di quella fiera, la gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Tanto che l'ora del tempo, il momento in cui mi trovavo, la dolce stagione, quindi la primavera, il richiamo della primavera, erano ragione per me per sperare bene rispetto a quella fiera che aveva una pelle felina, no? Ma non sì che paura non mi desse la vista che mi apparve d'un leone. Ma non tanto, quindi tutto questa positività data dall'arrivo della primavera. Siamo all'inizio dell'8 aprile, venerdì santo, e ovviamente anche l'ora, il fatto che sia passata l'alba, che il sole sia in alto, mi davano della speranza, ma non così tanta quanto la paura che mi diede la vista di un leone che mi apparve dinanzi. Questi paria che contro me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché paria che l'aere ne tremasse. Sembrava che questi venisse contro di me con la testa verso l'alto, quindi a dimostrare la superbia, e non è un caso, ora vedremo, con una fame talmente rabbiosa, talmente schiumante, tanto che sembrava che per colpa di questo, che a causa di questo, tremasse l'aria. Questo leone è terribile ed è la superbia. Molto spesso viene utilizzato allegoricamente in questo senso. Non è solo merito di Dante, un po' tutta la letteratura ci ha insegnato che cosa significa. Il leone è impettito, il leone alza il capo, il leone ha la criniera, un animale che manifesta superiorità. E quindi è chiaramente, in un certo senso, non la personificazione, diciamo così, l'animalificazione, la trasformazione animalesca, l'allegoria della superbia. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che scia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E una lupa che sembrava piena nella sua magrezza e rese povere, infelici, ecco, molte persone nel corso della loro vita. Qui ci traduce infelici questo grame. Questa mi porse tanto di gravezza, questo mi diede un senso di pesantezza tale, con la paura che uscia di sua vista, che fuoriusciva, che la sua vista scatenava, che io perdei la speranza dell'altezza, che io persi del tutto la speranza di raggiungere l'altura, di scalare la collina. In questo caso, se il leone è la superbia e la lonza è la lussuria, la lupa è l'avarizia. Avere del denaro e non spenderlo, custodire a oltranza ciò che si possiede per il puro gusto di averlo, è un problema grave, un problema indescrivibile che ha reso le persone infelici, anche i ricchi stessi, perché come essere poveri se non peggio, perché devi comunque tutelare un patrimonio, hai paura di perderlo e così via. Quindi anche quest'altro peccato, che è un peccato capitale, no? L'avarizia, un po' come la lussuria e la superbia, ha caratterizzato l'esistenza di Dante, e in questo momento specifico si trova a sperimentarla, a trovarsela dinanzi. E qual è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro poco a poco mi ripigneva laddove il sol tace. Ancora una similitudine, sempre per chiarire il tutto. Qual è quello che volentieri conquista, volentieri prende qualcosa,
ma giunge il tempo che gli fa perdere tutto, quindi con tutti i suoi pensieri piange e si rattrista, che si dà completamente alla disperazione, tal mi fece la bestia senza pace, così mi rese la bestia, una bestia che non si fermava mai, che venendomi incontro, che avvicinandosi a me, a poco mi rispingeva, ripigneva, mi rimandava laddove il sol tace, laddove il sole non c'è, nella selva oscura, nel peccato, nell'oblio, nell'angoscia, l'avarizia lo stava riconducendo lì. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me gridai a lui, quel che tu sii, od ombra, od omo certo. Quando io, mentre io stavo rovinando, cioè stavo cadendo, ritornando nel luogo basso, quindi nella valle, nella selva oscura, dinanzi ai miei occhi fu offerto, mi apparve, si palesò, chi per via del lungo silenzio sembrava quasi un'anima, cioè sembrava quasi un fantasma, sembrava una fiammella fioca che si stava spegnendo. In questo caso, ci dice la parafrasi, evanescente. Quando vidi costui nel gran deserto, quando in questo grande deserto, in questa landa desolata, ancora una volta ci viene descritta in questo modo, vidi quest'uomo, una visione fantastica, a prescindere da chi fosse, finalmente un essere umano, miserere di me. Imperativo latino, abbi pietà di me, gridai a lui. Qual che tu sii, od ombra od uomo certo, chiunque tu sia, qualunque cosa tu sia, un'ombra o un uomo. Risposemi, non uomo, uomo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedui. Mi rispose, non sono un uomo, fui un uomo, sono stato un uomo, e i miei parenti furono lombardi, di patria, di nascita, entrambi mantovani. Signori, questo è Virgilio, lo scrittore dell'Eneide, delle bucoliche, delle georgiche, grande ispirazione per Dante Alighieri. Sicuramente i Campi Elisi dell'Eneide sono stati un po' l'input che ha scatenato in quella folle mente fantastica di Dante, la cui statua magnifica a Piazza Santa Croce ci ricorda la grandezza di quest'uomo e anche il suo cenotafio all'interno della stessa basilica. La mente folle di quest'uomo fu ispirata in gran parte da quell'opera di Virgilio, per cui è proprio lui, colui che è stato il maestro delle lettere di Dante, colui che gli ha insegnato la bellezza della letteratura, a scortarlo in questo inferno, e come sapete sarà lui la sua guida. Ma di questo ne parleremo nel prossimo video, perché arriva il momento di salutarci. Abbiamo parlato abbastanza, abbiamo superato la metà del canto, e nel prossimo video faremo l'altra metà, perché ricordate, le opere vanno lette e bisogna divertirsi leggendo un'opera, e bisogna caricarsi, e bisogna godere dell'arte, perché questi capolavori sono fatti per questo, perché queste persone speciali, uniche, benedette da qualcosa o forse da nessuno, solo dalla natura, sono nate perché noi potessimo godere di quello che hanno creato, e devono essere rare, e non deve bastare l'impegno, perché se questa specialità fosse all'ordine del giorno, non sarebbe più speciale.